La pace dei santi sia con voi. Il 9 marzo la Chiesa celebra la memoria di San Domenico Savio, adolescente. Ancora bambino, decise quale sarebbe stato il suo progetto di vita: vivere davvero cristiano. Tale desiderio venne accentuato dall'ascolto di una predica di San Giovanni Bosco, dopo la quale decise di divenire santo. Da questo momento, infatti, l'esistenza di Domenico fu piena d'amore e di carità verso il prossimo, cercando in ogni occasione di dare l'esempio. Nel 1856 fondò la Compagnia dell'Immacolata e poco più tardi morì, lasciando un valido e bel ricordo della sua persona ai giovani cristiani. Il 9 marzo la Chiesa di Rito Romano celebra la memoria di Santa Francesca Romana, religiosa. Nacque a Roma nel 1384. Cresciuta negli agi di una nobile e ricca famiglia, coltivò nel suo animo l'ideale della vita monastica, ma non poté sottrarsi alla scelta che per lei avevano fatto i suoi genitori. La giovanissima sposa, appena tredicenne, prese dimora con lo sposo, Lorenzo de Ponziani, altrettanto ricco e nobile, nella sua casa nobiliare a Trastevere in Roma. Con semplicità accettò i grandi doni della vita, l'amore dello sposo, i suoi titoli nobiliari, le sue ricchezze, i tre figli nati dalla loro unione, due dei quali le morirono. Da sempre generosa con tutti, specie i bisognosi, per poter allargare il raggio della sua azione caritativa, nel 1425 fondò la Congregazione delle Oblate Olivetane di Santa Maria Nuova, dette anche Oblate di Tor de' Specchi. Tre anni dopo la morte del marito, emise ella stessa i voti nella congregazione da lei fondata, assumendo il secondo nome di Romana. Morì il 9 marzo 1440. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di San Domenico, Santa Francesca e Santa Romana, ed auguri a quanti il 9 marzo festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.